Forma fisica, ma quando è che uno è in forma? C'entra il peso, c'entra quello che va, cioè cose... quando? Beh, diciamo che è in forma quando sta bene, e quando sta bene vuol dire che ha dei parametri fisici suoi, quindi personalizzati, che sono ottimali. Non esiste un peso corporeo di riferimento, esiste un range, una zona, perché è in funzione di quant'acqua io ho, e l'acqua non la puoi spostare perché noi abbiamo una percentuale di acqua molto alta, dipende da quanto grasso, quanto muscolo ho e anche dal tipo di ossatura che ho. Posso avere un'ossatura di un certo tipo piuttosto che un'altra. Quindi l'importante è avere una massa magra, cioè un muscolo che mantiene l'organismo tonico. Poi il grasso dipende, è un fattore estetico, ovviamente non ce ne deve essere troppo, ma diciamo che una persona che ha una struttura di massa magra, di muscolo importante, riesce ad avere una percentuale di grasso in più e ha sempre una condizione di bell'essere, di stare bene, più importante di una persona che ha meno muscolo e quindi supporta sempre il grasso. Quindi non ci si deve concentrare su un peso, i 63, i 50, i 52, dipende ovviamente dall'altezza e da molti parametri, ma una persona sta bene quando è in forma. L'attività fisica deve promuovere il benessere della persona prima della performance.